Oh! Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Avete bisogno di un massaggino? Oh, sante parole! Dite addio, maledetti! Salve a tutti, sono Iron Gamer e benvenuti nella seconda parte dell'episodio finale di Hitman 2. Quello di oggi concluderà effettivamente le avventure di 47, Diana e Mr. Grey e dovremo attendere fino all'uscita di Hitman 3 per scoprire se i nostri eroi riusciranno a sconfiggere una volta per tutte la temibile Providence, nota ai più come Pantene. Nella scorsa puntata, che è uscita ieri qualora ve la foste persa, 47 ha raggiunto questo paradiso tropicale. Oddio, adesso è un po' meno paradisiaco, come potete vedere sta arrivando una pericolosa e brutale tempesta. Nella scorsa puntata inoltre abbiamo sconfitto Tyson Williams, mi sono dovuto travestire da medico e ho dovuto palpeggiare il suo orribile corpo, e la bellissima Ludmilla Vetrova, che ha avuto uno spiacevole incidente in bagno. Ah, povera ragazza a morire così giovane. Pertanto non ci resta che far fuori il signor Steven Bradley, il genio che ha messo in piedi tutta la parte tecnologica dietro la grande attività criminale dell'isola di Heaven. È un patito della corsa, dello sport e della vita estrema, quindi farlo fuori non sarà troppo difficile, visto che ha una storia della missione dedicata che si chiama Destriero Acquatico. Ma restate fino alla fine, perché una volta conclusa la trama principale del gioco, ritorniamo velocemente in partita per completare le altre due storie della missione che ci mancano, ovvero Con le mani in mano, che ci richiederà di trovare un ladro che ha rubato una pericolosa chiavetta USB, ed infine Opportunità redditizie. Sono tutte missioni che ci permetteranno di infiltrarci nella parte più segreta della casa del signor William e potremo addirittura raggiungere i piani inferiori della struttura dove ci sono i server della Providence. Sarà la missione più difficile che abbiamo mai affrontato, ma bando alle ciance, ora siamo travestiti da guardia della struttura, quindi non dovrebbero sospettare più di tanto. Dannazione, il tempo sta peggiorando tantissimo, speriamo che la tempesta non colpisca prima che siamo riusciti a portare a termine le nostre avventure. Allora, sembra che ci sia una coppia che sta parlando. Corsa selvaggia. A Steven Bradley piace andare sulla moto d'acqua, ma non può più farlo perché l'istruttore di sub gli ha sequestrato le chiavi. Ah, che peccato. Quelle cose sono decisamente predisposte agli incidenti. Pertanto, dobbiamo trovare l'istruttore di sub, prendere anche la sua muta e portare le chiavi al signor Bradley. Potremmo letteralmente fargli esplodere il veicolo. Ed in effetti, mentre visitavo la villa del signor Williams, ho trovato dell'esplosivo telecomandato. Di solito in questo gioco, quando ci sono dei veicoli, li possiamo far esplodere a distanza. Oh, il signor Bradley se ne andrà col botto per davvero. Perfetto, eccoci arrivati al capanno dell'istruttore di nuoto. Presumo che non ci darà le chiavi volontariamente. No, dovremo probabilmente stordirlo e rubargli la muta come immaginavo. Inoltre, ho visto che qua c'era dell'attrezzatura da sub. Vediamo un po'. Ci possiamo manomettere la valvola della bombola, ma farebbe tipo esplodere tutto. Oppure possiamo avvelenare la maschera. Sì, perché ovviamente gli istruttori prima devono testare tutta l'attrezzatura, quindi dobbiamo trovare del veleno per topi. Beh, le cucine e il bar sono qua sopra. Di solito tengono sempre una scorta di veleno per topi nel magazzino. Vediamo un po', questi sono i bagni. E questo invece è il magazzino. Allora, assicuriamoci che non ci veda nessuno. Vediamo se c'è... Ah, eccolo laggiù. Qualcosa che fa al caso nostro. Olè, abemus il veleno per topi. E mi posso anche portare via una banana. No, vabbè, è l'unico frutto dell'amor. E la banana, e la banana, è l'unico... Signore, ne possiamo parlare da persone civili? Ne possiamo parlare da persone civili? Stia buono e non vado a raccontarlo in giro, stia buono. Ok, voleva essere uno scherzo goliardico, porca di quelli per porca. Mettiamo il corpo del signore da un'altra parte, che è meglio. Chi diavolo sapeva che puoi stendere un tizio con una banana? Cioè, se gliela metti su per il... Ok, ci siamo capiti. Ma in faccia... vabbè, solo 47 riesce a stendere le genti con le banane. Perfetto, ecco laggiù l'istruttore che sta controllando l'attrezzatura. Dobbiamo aspettare che si allontani e poi gliela potremo manomettere, sperando, ovviamente, che nessuno noti quello che stiamo facendo. E ovviamente, signori, si devono girare proprio adesso. Perfetto, tutti ci danno le spalle. Vai col veleno per topi 47 e voilà. Perfetto, ecco che la nostra vittima sta andando a controllare l'attrezzatura. Tiri una bella sniffata, signore, è sempre bene controllare. Oddio mio, si piglia un peggio avvelenamento. Devo fare attenzione perché quella guardia laggiù potrebbe riconoscermi. E sembra che il signore si stia dirigendo verso una delle capanne inutilizzate per adesso. C'è il personale di pulizia là dietro. Aspetta che lo seguo, visto che lui ha le chiavi. Signore, sa lei di cosa ha bisogno? Di una bella dose di 00 pesce che le fa passare tutto il malessere. Ecco qua, a posto.
Scusi, spero non abbia vomitato sul tutino perché servirebbe a me. Ecco qua, ottimo. E lei invece veda di riprendersi un attimino, perché ha davvero una brutta cera, eh. Io la lascio qua dentro, mi raccomando, in mezzo ai panni sporchi, e sarà bello e fresco come non ci fosse un domani. Quindi abbiamo le chiavi della moto d'acqua e recuperiamo anche 00 pesce. Ma che schifo! Ma signore, ma porca di quelli per porca. Andiamo via. Allora, presumo che quella laggiù sia la moto d'acqua del signor Bradley, perché se guardiamo a destra c'è la barca sulla quale si è schiantato. Mio Dio, è riuscito praticamente ad affondarla. Allora, vediamo se intanto che attendiamo il signor Bradley possiamo manometterla in qualche modo. Sì, ci posso mettere l'esplosivo telecomandato. Ecco qua, nessuno noterà nulla. Ecco, magari mettiamo via il telecomando e teniamo fuori casomai l'agente 00 pesce, perché non vorrei farla esplodere prematuramente in caso di errore. Aspetta un attimo, ho visto una stella marina. Ah, raccogli stella marina. Cioè, non mi dire che posso uccidere la gente con le stelle marine. No, vabbè, non è possibile. Voglio dire, è una stella marina, non uno shuriken. Vai, 47, allè! Ma è una stella marina! Non puoi uccidere qualcuno con una stella marina! Ah, ricarichiamo la partita che è meglio. Ed ecco laggiù il nostro obiettivo. Voglio dire, con una così bella giornata di sole è il momento perfetto per fare un giro sulla moto d'acqua. Signor Bradley, ho trovato le sue chiavi. Ecco qua, tenghi. Ma vado a fare un bel giro. Wow, sono così contento. Vedere i giovani così felici, santo cielo. Vada, vada, signor Bradley. Si diverta con la sua moto d'acqua. Faccia attenzione perché mi hanno detto di una piccola perdita di carburante, eh. Non vorrei che la moto esplodesse all'improvviso. Oh. Oddio mio. Mi ha ucciso male il modo in cui è partito. Oddio, che ti ha fatto male al cuore. Perfetto, allora, la nostra missione è compiuta. Sono curioso di scoprire effettivamente il filmato finale. In teoria ce ne possiamo andare per rubando addirittura l'aereo del signor Williams. Voglio dire, tanto a lui non serve più. 47 è un ottimo pilota e possiamo uscire dalla missione in grande stile, soprattutto prima che si scateni la tempesta. È stata una serie di missioni davvero fantastiche. Non vedo l'ora di scoprire le restanti storie della missione. Perfetto, ed ecco che 47 sta ritornando. Oh mio Dio, dove hanno fatto la base operativa? Right. We should hear from the others soon. Warren, whatever your robot did back on the island. Non sono un robot, signorina. Yeah, here we are. You found them? Yeah, right here. But no, wait a minute, something's off. Cosa adesso? See here? All those controlling shares, those are basically the backbone of the Providence Empire, but they're not going to the new partner identity. E chi si prende tutti i soldi? I mean, they're allocated to someone else. Everything is. The partners are left with no real control. Who is Arthur Edwards? Aspetta, Arthur Edwards? Arthur Edwards è il nome della costante, è il signor Costanzo! Non mi dire che c'era lui dietro tutto questo fin dall'inizio! Ma non è possibile, l'abbiamo imprigionato! L'abbiamo catturato le altre volte! No! È scappato il signor Costanzo. Siamo stati una sua pedina fin dall'inizio. Abbiamo fatto il lavoro sporco per lui, ovvero eliminare tutti gli altri. Oh, non mi dire che Gray lavorava per lui fin dall'inizio. Message from Olivia. Everything's going to plan. Ma non è vero, ci sta mettendo clamorosamente. We have our targets. Non è vero. Oh oh, la tempesta si sta davvero avvicinando. We should head out before the storm hits. Time to fulfill our purpose, 47. To take them all down. Sì, stai parlando a uno di quelli che dovrai abbattere, 47. Il problema è che ancora non lo sai. E non lo sa neanche Diana, quello è un bel problemone. Dovremmo attendere solamente 3000 anni perché esca Hitman 3. Parca di quelli per porca, ci voglio giocare adesso però io. Oh, e rieccoci nuovamente sull'isola di Heaven prima che la tempesta si scatenasse. Era davvero un piccolo paradiso, eh. Allora, questa volta per iniziare la nuova missione dobbiamo entrare all'interno della nostra capanna. Potrei scasinarla, ma faccio la persona per bene visto che abbiamo pagato. E andiamo a ritirare la chiave direttamente alla reception. E avremmo dovuto far così effettivamente fin dall'inizio, anche perché il personale è stragentile. Salve signora! Buongiorno anche a lei, Effettivamente abbiamo visitato tutte le capanne in un modo o nell'altro. Quella che ci mancava era proprio la nostra. Non ho mai recuperato le mie stesse chiavi, ma dimite, sono un pampino speciale. Miss Petrova, it's Tobias Reaper. I read your note. Excellent. I reviewed your file prior to your arrival and I found it very intriguing.
Guardi che non sono un gigolò, eh. Allora, se dobbiamo incontrare la signorina Petrova, c'è il rischio che le sue guardie del corpo ci perquisiscano. Quindi, per adesso, lasciamo qui in camera da letto la nostra pistola e andiamo vestiti di tutto punto, ovvero con il costume da bagno. Guardiamo un po' 47, vediamoti. Sono l'uomo più sexy che sia mai esistito, ma il gioco mi dice che devo rimettere i vestiti di prima, sennò la signorina Petrova non mi prenderà seriamente. E vabbè, ne valsa la pena. Il lato positivo è che forse per una buona volta riesco a mangiare e bere qualcosa. Voglio dire, doveva essere anche una vacanza per il povero 47, la signorina Petrova è già qua. Vai via, non facciamola aspettare. Signora, mi perdoni per il ritardo, eh. You mentioned an offer. Yes. It's a little embarrassing, but we've had an incident. A theft. A thief is an employee here. A person working in Mr. Williams's villa. Aspetta, parla della chiavetta USB. What was stolen? A USB drive containing some sensitive. Ah, le missioni sono collegate, quindi. Information which I would rather not fall into the hands of others. Obtain the USB drive from the thief without alerting anyone at the villa. The thief is likely still there. I can't get you inside, so you'll have to use that particular. Poteva darmi che una tessera o un travestimento, ma vabbè, dettagli. Do that. And I'll convince Mr. Williams to give you a 50% discount on our service fee. That's a million dollars. Quindi avevo ragione io, costa 2 milioni un'operazione da queste parti. The information must be valuable. Mostly to me. 100 euro che ha una tresca con qualcuno e questa c'ha l'amante. Very well. I'll call you. Perfetto, quindi come dicevamo questa è collegata all'altra missione della storia che si chiama per l'appunto Con le mani in mano. Vi ricordate? Un ladro in paradiso, qualcuno ha rubato una chiavetta USB a Tyson Williams e adesso l'intera squadra di addetti alla sicurezza la sta cercando. E guardate un po' cosa ho trovato, c'è il fratello gemello di 00 Pesce, guardatelo, era qui che si stava nascondendo il maledetto. Quindi adesso praticamente abbiamo 200 Pesce, no vabbè, incredibile, siamo praticamente inarrestabili. Non ci credo mai, 00 Pesce, ti abbiamo trovato un amico. Allora, infiltrarsi nella villa sarà tutt'altro che semplice questa volta, perché nello scorso episodio eravamo travestiti da dottore e quindi ci hanno fatto entrare. Oggi dovremo trovare un percorso alternativo e siamo fortunati, c'è un'entrata da questa parte, però c'è anche una telecamera. Vediamo se possiamo buttarla giù con la nostra pistola. Ok, dovremmo poter scassinare la porta con il nostro grimaldello. Ci avesse dato almeno delle chiavi e una scheda la signorina. No, entra senza farti becca. Porco cane, c'è un'altra telecamera qua sopra. Dove cavolo è? Ah, eccola lì, è dall'altra parte, non l'avevo vista. Perfetto, anche questa l'abbiamo distrutta. Ora dovremmo poter passare in tutta tranquillità. Allora, ci serve un costume da guardia, questo è poco ma sicuro. E sopra di noi, neanche a fare apposta, c'è un signore che batte la fiacca. Avremo bisogno ancora una volta di 00 Pesce. Lo tiriamo magari qua in mezzo ai cespugli. Ecco che il signore sta arrivando e vai 00 Pesce, colpisci! Il problema è che adesso non so più chi sia lo 00 Pesce originale e il suo clone. Guarda roba che ha droppato a terra, perfetto. Possiamo rubargli i vestiti. Oh, meglio che nulla, sono quelli di base. Se avessimo quello da guardia del corpo possiamo accedere a qualunque zona. Oh, è arrivato il cazzo signore. Signore, da dove è arrivato lei? Mi sto spaventato tantissimo. Che ci facevano i cespugli? Ok, per fortuna che c'era 00 Pesce. Ma porca di quelli per porca. Il problema è che adesso abbiamo due missioni che vanno in netto contrasto tra di loro, perché in una dobbiamo dare la chiavetta USB al signor Williams e nell'altra dobbiamo darla alla signorina Petrova. Dovremmo decidere con chi allearci probabilmente. Allora, qui possiamo controllare i video della sorveglianza. Allora, vediamo un po'. Eccolo là, abbiamo beccato il ladro. A quanto pare ha nascosto il tutto all'interno della stanza di sicurezza, quella in cui siamo entrati direttamente ieri. E sembra che il ladro abbia un costume da tecnico, l'ho già visto in giro, e un cappellino abbastanza evidente. Credo sia una donna. Sì, è chiaramente una donna con gli occhiali da sole e un cappellino rosso. Ok, dovremmo avere abbastanza dettagli. Ora dobbiamo trovare un modo per capire di chi si tratti. E il gioco ci chiede di andare all'interno della struttura sotterranea. Sarà un bel problema, non so neanche da che parte possiamo accedervi. Allora, approfittiamo anche per dare un'occhiata alle zone della villa di Williams che non abbiamo visto lo scorso episodio. Guarda gli uccellini! Oddio, ho fatto rumore! I pappagallini ce l'hanno con me. Ah, va tutto bene? Sono chiaramente indemoniati? E qua ci sono il resto dei tecnici. Sì, sì, guardate, quello è chiaramente il loro costume. E aspetta un secondo, ho visto la tessera. Dimmi che possiamo prendere la tessera. Sì, ok, abbiamo la scheda d'accesso. Ora dobbiamo trovare la porta che ci permetta di arrivare ai piani inferiori. E vabbè, guardate come si trattava bene sta gente. E c'è un signore che non riesce a buttarsi in acqua. Che dite, andiamo a dargli una mano? In effetti presumo che se ci avviciniamo a lui lo potremo spingere in acqua. Sì, in effetti sì. Però mi beccherebbero tantissimo. Allora, possiamo fargli uno scherzone, probabilmente, utilizzando 00 Pesce. Se nessuno vede nulla, vai 00 Pesce, colpisci! E... oh oh,
Non è caduto in acqua? Chiaramente non è caduto in acqua. Ok, sta scivolando? Sta scivolando, mi hanno beccato tantissimo. E olè! No, giuro, non c'entro niente. È stato uno scherzo, ragazzi, ne possiamo parlare. Signore, io lo stavo facendo per lei, le volevo insegnare a nuotare, ma vabbè, dettagli. Allora, vediamo di proseguire all'interno della struttura. Questo è un deposito delle moto d'acqua. E aspetta un secondo. Questa sembra proprio la zona che stiamo cercando. Dimmi che c'è il lettore di scheda. Sì, l'abbiamo trovato. Perfetto, e... Oh, mio Dio, che colpo! Ok, questa è la zona d'accesso dei tecnici, a quanto pare, e siamo arrivati effettivamente alle scale che ci dovrebbero portare alla sala dei server. Facciamo attenzione che è pieno zeppo anche di telecamere. Ma che roba! La finestrella sott'acqua si sono fatti! Sti maledetti ricconi! Ok, dimmi che siamo arrivati, e oltre questa porta c'è la sala server! Sì, ci siamo veramente, non ci credo mai nella vita! Guarda che server farm della Madonna! È un peccato che non la possiamo far esplodere, altrimenti Olivia non la può hackerare. Allora, le guardie là sotto ci potrebbero scoprire, quindi dobbiamo stare davvero molto attenti. Perfetto, ora che siamo dentro cerchiamo la signorina all'interno della struttura, stando attenti, come dicevamo, al resto delle guardie e anche alle telecamere. E... Eccola qua, l'abbiamo trovata! Perfetto! Sta parlando con la vetrova. Si stanno accordando alle mie spalle. No, assolutamente lo dobbiamo recuperare prima della tizia. Quindi dobbiamo trovare il suo armadietto. Ok, è proprio qua in parte. Il problema è che c'è anche un altro tizio. Porca di quelli per porca. Boh, almeno non ci riconosce. Quello deve essere l'armadietto della signorina. Allora, vediamo se c'è qualcosa con cui distrarli. Ottimo, possiamo attivare la macchina del ghiaccio. Poi dobbiamo anche andarcene via perché farà parecchio rumore. Ok, ecco che lei si è allontanata. E forse anche il signore. Ottimo, quindi ora posso aprire l'armadietto di lei. Ottimo, vai di Grimaldello. Veloce, prima che qualcuno noti qualcosa. E abbiamo recuperato la chiave magnetica. E tanto che ci siamo, apriamo velocemente anche quest'altro armadietto per trovare un coltello a serramanico e una banana. Oh mio Dio, sono di nuovo armato di banana. Ora non mi può fermare nessuno. Ottimo, adesso dobbiamo decidere se dare la chiavetta USB a Williams o alla vetrova. Magari possiamo darla a entrambi. Quindi, visto che siamo qua sotto, vediamo di raggiungere il signor Williams. Aspetta un attimo, c'è un'altra rampa di scale che va di sopra. Se eliminiamo la telecamera possiamo vedere cos'altro c'è qua su. Non sono mai stato da questa parte. Serve ancora una volta la nostra tessera magnetica, quindi siamo a posto. Guardate dove siamo finiti! Era tutto collegato. Se fossi passato attraverso quella porta allo scorso episodio, mi sarei ritrovato nella server farm. Il problema è che c'è ancora una volta un'ulteriore telecamera che dobbiamo eliminare prima di destare ulteriori sospetti. Olè, a posto. Mi auguro di non doverlo rivedere nudo ancora una volta. Che no, si sta per fare il bagno! Sono entrato al momento giusto. Salve, signor Williams, ho trovato la sua chiavetta. Tenghi, guardi, mi dia anche una bella ricompensa. Morto male, eh? Se mi porta nella sua camera da letto e mi costringe a spalmargli la cremina sul suo corpo, no. Per favore, no, la prego, sia magnanimo. Perfetto, non ci sta portando in camera da letto, presumo che ci stia conducendo al suo studio privato. Speriamo non si denudi anche lì, perché quest'uomo si denuda letteralmente dovunque. Voglio dire, con un corpo così io mi vestirei un po' pesante, signore, è un cesso ambulante. Ok, ha aperto la porta e ora possiamo entrare senza che nessuno sospetti di noi. Ma dai! La sua guardia gli ha chiuso la porta in faccia, scusi, signor Williams. Sì, perché è lì che l'ha rubato il ladro, effettivamente. Ecco fatto. Ah, guardi, tanto io la scassino, non è che mi faccio problemi, eh. Sì, fortunato sta ciolla, ciccio. Oh, che bello, così rimaniamo soli con lui. Signor Williams ha fatto veramente una gigantesca pirlata, voglio essere onesto con lei. Yeah, che bello, è sempre stato il mio sogno fin da bambino. Scusi, può chiudere le gambe, per favore? Pertanto, ora posso recuperare la chiave dell'armadietto, perfetto, ed è così che avrei ottenuto legalmente, diciamo, la divisa. No, vabbè, ho rubato il posto di lavoro a un povero Cristo che non ha fatto nulla di male. Ma soprattutto, ora ci possiamo liberare di quel maledetto di Williams, visto che la telecamera l'abbiamo distrutta, quindi un bel colpo di 00 pesce, vai!
Olè, ah, a quanto pare non è allergico al pesce. Vediamo se il signor Williams è allergico al piombo. Ok, al piombo era allergico in effetti. Perfetto, e il primo lo abbiamo eliminato. E possiamo anche riaprire la sua cassetta di sicurezza, riprendendoci la chiavetta USB, che ora porto alla vetrova perché sono un pampino furbo. Olè! Oh, ma che fortuna, possiamo anche usare direttamente il telefono qui al bar. Voglio dire, quando paghi 2 milioni di dollari, non è che si fanno troppi problemi se prendi le cose gratis o altro. A parte i 2 milioni di dollari, penso che tutto sia gratis sull'isola a questo punto. E trova, rispondi, parchi quelli per porca. I've acquired the item you wanted. Signora, ci sta provando con me? Oh, in effetti sì, mi sento un po' contratto. Una bella visitina alla spa, un massaggio completo. E magari potremmo addirittura fare un bel massaggio mortale alla signorina Vetrova, uno di quelli che non ti dimenticherai mai. Salve, buongiorno, come è vestita? Perfetto, il che vuol dire che ora siamo completamente in privato. Anche per me, signorina. Molto volentieri, mi guidi dovunque. Diana, interrompa le comunicazioni. È un incontro privato, cortesemente. Porti pazienza. Abbiamo completato 8 milioni di obiettivi. Perfetto, se n'è andata anche la tizia. Ma certo, signorina, non si preoccupi. Tenga anche lei la chiave USB. Per un pugno di chiavette USB, obiettivo completato. Immagino. Guardi, è stato un dispiacere ucciderla l'altra volta, è un vero peccato. Potrei affogarla buttandola in acqua, in effetti. E bastava guardarlo, c'ha le pustole addosso. Io ho idea di quanto sia dura, signora. Anzi, duro, ma ho dei dettagli. Guardi, il signor Williams non la disturberà più, questo è poco, ma sicuro. Molto gentile da parte sua. Ne dubito, penso che lei morirà prima, purtroppo. Perfetto, ecco che se ne sta andando. Ha detto che deve fare delle telefonate importanti, che vuol dire che probabilmente qualcun altro la sta per raggiungere. Mi sa che questa storia è molto più complessa di quanto avessimo immaginato. Ah sì, è vero che vi ricordate, nello scorso episodio stava tentando di hackerare il computer di Portman, il tizio che abbiamo steso in casa sua. Chi sta parlando effettivamente? Non mi dire che ha una tresca con Bradley. Voglio dire, stanno cercando di recuperare dei dati importanti. Probabilmente Bradley stesso è l'amante della Vetrova. No, non ci credo mai nella vita, che colpo di scena. E guardate un po' chi è arrivato. Sì, è proprio lui, Mr. I Believe I Can Fly Moto d'Acqua Edition. Lo dicevo io che quei due avevano una tresca. Quindi stavano complottando alle spalle di Williams. Oh, ha mandato via tutte le guardie, che vuol dire che anche noi ci dobbiamo allontanare. Allora, vediamo di ritornare nella sala massaggi qua e seguiamola tutta la storia direttamente da qua sopra. E poi dovremo trovare un modo per ammazzarli, ma non c'è nessun problema. We have to expedite our plans. I've never seen Tyson this paranoid. He's monitoring my every move. È pieno zeppo di telecamere sto posto, in effetti. Ah, dicevo! Burn it afterwards. And the database wipe? Did accessing Portman's computer do the trick? That idiot gave us everything we needed to disappear from every online database in the world. Ecco perché stava vendendo il tutto a mezzo miliardo di dollari. Non mi parla cosa migliore da fare, eh? Wonderful. Okay. I'll get the last thing. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Avete bisogno di un massaggino? Oh, sante parole! Dite addio, maledetti! Ma dimmi te, così era molto più facile far fuori tutti se l'avessimo fatto fin dall'inizio. Sono morti malissimo. Meglio se ce ne andiamo effettivamente. Ok, tutto è bene quel che finisce bene. Però le spa, come potete vedere, sono dei posti davvero pericolosissimi. Ok, dai, mi sono goduto abbastanza le vacanze, qualcun altro se le godute un po' di meno. Tuttavia, come vi dicevo nella intro, la trama di Hitman proseguirà solamente quando uscirà Hitman 3. Vediamo casomai se esce qualche DLC e vedrò di portarvelo. Buono, dai, io direi che è stato un viaggio davvero meraviglioso, quindi ringrazio tutti quelli che hanno seguito la serie fino a questo punto. Lasciate un bel mi piace che vi siete divertiti, candidate a crescere e noi, spero, ci vedremo in vacanza. Ciao ciao!